È una puntata speciale del Processo alla Regata, questa diciamo con un ospite solo, però insomma noblesse oblige, il presidente Roberto Mottola del Circo del Remo e della Vela Italia. Io ho raccontato, abbiamo cercato, no, di raccontare questa regata, anche ieri abbiamo fatto una diretta in cui con i nostri driver della Preamare siamo andati a scoprire il territorio, ci ha portato a vedere la piscina di Sofia Loren, la villa di Achille Lauro, abbiamo raccontato tutti i vari approdi che ci sono tra nei vari posti di Sorrento, i vari comuni divisi dalle faglie rotte delle falesie, bellissimo, no? E ho detto che il Golfo di Napoli insomma è un patrimonio italiano, insomma non solo della vela ma per la vela in particolare. Tu che presiedi un circolo storico napoletano, non stiamo ancora parlando della Tre Golfi, è una domanda più generale, cosa rappresenta la vela per Napoli e quanto c'è ancora, perché abbiamo una lunga storia ma c'è ancora da fare, questa è l'impressione, cioè per mantenere questa cultura e ampliarla, la vela napoletana che parla al mondo e che parla anche ai napoletani. È un po' quello che è stato sempre, peraltro, io dico quello che è stato sempre il nostro credo, anzi quello che recita il nostro statuto, promuovere lo sport del remo in primis e della vela, come appunto dice il nostro nome. I nostri fondatori dell'epoca, nel 1889, pensarono di, per la fortunata condizione di essere vicini al mare con un golfo utilizzabile 12 mesi l'anno, perché noi per esempio che abbiamo fatto attività da quando eravamo ragazzi, siamo sempre andati in barca in tutti i mesi dell'anno, ti consente di fare questi sport sempre, cosa che in altri, noi abbiamo per esempio nel campo del canottaggio, abbiamo gli equipaggi della Romania che vengono a allenarsi da noi perché d'inverno loro non hanno possibilità da loro, quindi si allenano con i nostri ragazzi. Questa è una cosa che rende, inorgoglisce il nostro spirito, perché di fatto è quello che noi dobbiamo e vogliamo continuare a fare. Quindi, di conseguenza, la promozione anche di queste regate come la Tre Golfi, che ormai ha 67 anni, o piuttosto che la nostra Coppa Lisista di canottaggio, che è la più antica Coppa d'Italia di questo genere di sport, sono un po' la vetrina e il faro di tutto questo, perché chiaramente porta l'attenzione, un po' come è stato, ricordiamo tutti, l'esperienza di Azzurra, quando Azzurra in quell'anno sono nati dei figli che sono stati chiamati Azzurra. E il modo di far incuriosire i giovani soprattutto e quello fa crescere lo sport. Devo dire che anche questa Tre Golfi ho visto un buon numero di giovani negli equipaggi, c'è un certo movimento anche intorno alla vela d'altura, abbiamo visto dei giovani, abbiamo visto delle ragazze, quindi questo pure fa ben sperare. Rimango nello sport perché insomma abbiamo l'occasione di parlare con te con un po' di calma e non me la lascio sfuggire. Tu sei stato olimpionico, no? A Montreal 1976, Monaco. A Monaco prima anche. E come è cambiato secondo te la vela alle Olimpiadi adesso per Parigi 2024? Avremo 5 classi foiling su 10 specialità e quanto questo cambia proprio lo sport della vela in generale, perché rischia di creare un gap, no, tra questo famoso foiling o comunque classi molto giovanili e molto atletiche eccetera e questa vela che noi facciamo, anche la vela d'alto mare, le star che sono state a Napoli per l'Easter Hemisphere, cioè non si crea troppa distanza o è un pregio avere tante vele diverse? Hai colto nel segno, gli star a Napoli organizzati dal nostro circolo, come dico, più giovane, ridiamo molto su questa cosa, ci aiutiamo, loro aiutano noi aiutiamo noi, il nostro circolo Savoia, Reale Yacht Club Canottieri Savoia, c'erano 42 star, ti fa comprendere la vitalità di una classe come la Star Class, che nonostante non sia più olimpica, ormai da anni, se ricordiamo, è stata già esclusa e poi reinserita, se pensiamo che di nacra nel mondo ce ne sono 62, se non sbaglio, 63,
è una roba che dovrebbe far porre questo problema a chi la vela a livello mondiale le scelte che vengono fatte. Noi abbiamo dei giovani ragazzi, due fratelli figli di Granari, figlia di Granara, figli di due grandi campioni. La madre Sara ha regatato con successo per anni per il nostro circolo, il padre Gaetano lo stesso. Questi due ragazzi hanno fatto ora il passaggio al 49er. Io sono preoccupato. Sempre prima si fanno questi passaggi. Sempre prima, e significa fare una scelta, diventa, come dire, condizionante per il futuro. Ci auguriamo che potranno essere presi sotto l'ala protettrice non solo della FIV ma anche delle forze armate, perché oramai questo tipo di sport purtroppo non si fa più come lo facevamo noi, in maniera molto più rilassata. Lasciamo perdere il dilettantismo, che all'epoca era una roba normale. Lo facevi con dei ritmi diversi, oggi è completamente impensabile. Purtroppo è una cosa che non riguarda solo la vela e non riguarda neanche solo lo sport, è tutta la vita che corre come una pazza, corre all'impazzata. Ormai i giovani sono attratti da questo tipo di esperienze, chiaramente è il nuovo giocattolo, è quello che intriga di più. E capisco che il 4,20 ormai non serve più, il 4,70 ancora di meno, perché non essendo più in futuro classe olimpica, oggi già è limitato per le note vicende, non hanno più senso, e quindi si passa oltre, si dimentica tutto il resto. Il rischio, quindi tu dici, rispondendo alla mia domanda, il rischio è che si perde una fetta culturale, storica, importante della vela, uno snaturamento della vela. Questa è un po' la paura che vedo io, mentre se riusciamo a mantenere entrambe le anime, o anche la pluralità, neanche solo due, ma tante anime, perché per esempio è vero, il Nagra non è molto diffuso, il Nagra 17, ma per esempio l'IQFOI, la nuova tavola olimpica volante, fanno delle regate con 200 atleti, più dell'RSX che era il Windsurf precedente, quindi qualcosa funziona, qualcosa può funzionare meglio. Il punto è di non abbandonare una vela che c'era, perché abbandoni un patrimonio storico importante, e quindi quello... Sono d'accordo con te, non va abbandonata. Noi poi, come tu sai, siamo... Non parlo solo per me, parlo in quanto faccio parte di una generazione che ha in qualche modo assimilato l'effetto spogliatoio dei nostri predecessori. Lo abbiamo detto tante volte, il fatto di avere uno spogliatoio, Pippo Dalla Vecchia, persone che oggi purtroppo non ci sono più, Carlo Rolandi, Franco Cavallo, medaglia olimpica ai giochi di Acapulco, e tanti di loro, Mario Rivelli, questa roba qui, Angelo Marino, ci ha portato in qualche modo a assimilare un vecchio modo di far vela. Oggi purtroppo questo non c'è più, e noi non siamo in grado neanche di trasmettere, se non le tradizioni, come abbiamo voluto fare quella premiazione giorni fa della Tregolfi al museo, all'antico cantiere del legno di Aprea, per far vedere che la vela non è solo la tecnologia, non è solo il carbonio, tutti questi nuovi materiali, ma tutto deriva dai maestri d'ascia, dal legno, da come venivano lavorati. Noi abbiamo un gruppo di soci del nostro circolo Italia, ha voluto partecipare a questa avventura di acquistare e donare al circolo un 6 metri di Fife del 24, con l'intento non solo di usarlo noi, perché purtroppo non abbiamo neanche il tempo, la voglia sì, ma non il tempo, ma farlo vivere ai ragazzi. Cioè questo è splendido. Dire che non è solo il 4,20, il 29, il 49, il laser, ma tutto questo... Dire che tu navighi e senti il legno che scricchiola, Una roba di legno che se tu tiravi un Genoa senza verricello, perché non c'è verricello, dovevi avere la tecnica per farlo. Questo è molto interessante, mi rilego al territorio, perché qui per esempio siamo nel porto di Piano di Sorrento, di Sant'Aniello, dove ci sono delle barche anche di una certa dimensione, 12-13 metri, motor sailor, in secco, sopra uno scivolo, cioè non c'è una gru, non c'è un travel lift, non c'è una banca, ma c'è il vecchio scivolo con le travi di legno, quindi c'è evidentemente ancora un po', no, un portato storico, e questo territorio in particolare lo dimostra, anche perché c'è un'orografia così particolare che se non fai così è difficile. Come dico sempre, questo è stato un altro dei nostri
come dire, sogni, sì, in questa scelta. Il fatto di venire in un territorio che, oltre tutto quello che già abbiamo detto ed è stato ripetuto, ha questa antica tradizione. Cioè, questa era la zona di i nostri marinai del passato, venivano tutti da questo territorio qua, Piano di Sorrento, i nostri marinai del Circolo Nautico Posillipo, Reale Yacht Club Canottieri di Savoia, e noi sono tutti di Piano di Sorrento. Vengono ogni mattina con gli aliscafi da Piano. Capisci che è una roba che pure questo, se non la si alimenta, la perdi. Sono il territorio, i marinai venivano tutti da questa zona qui e dalla zona di Monte di Procida e Procida. Questo, bisogna trovare il modo di farla captare questa cosa. Certamente non venivano da Capri. Certo. Da Capri non hanno neanche idea di come si mette una coffa, una rete. In conclusione ti porto nell'attualità. Siamo al giorno finale della Tre Golfi Sailing Week. Siamo qui a Piano, dove sono gli Orc di base che hanno fatto il campionato nazionale del Tirreno, regata storica da queste parti, ma si chiude proprio la Tre Golfi Week, che segue la Tre Golfi Offshore, quindi è stata un'edizione particolare, l'abbiamo detto da tanti mesi, proprio per questo passaggio quasi epocale dalla base storica di Capri a una nuova realtà sorrentina. Qual è il tuo bilancio da questo punto di vista qui? Alcune cose le abbiamo già dette, ma anche, insomma, da presidente sicuramente hai avuto modo di sentire armatori, sia dei maxi sia delle barche Orc, hai avuto modo di sentire gli stakeholder, diciamo così, di questo mondo, quindi timonieri, bagari, velisti importanti, anche UDR. Quello che è un po' il tuo bilancio di questa prima edizione 2.0 della Tre Golfi? Direi positivo. Positivo nel senso che abbiamo riscontrato un grande entusiasmo, anche per uno dei punti di forza, l'accoglienza di questo territorio. Veramente si sono prodigati fin troppo, come dico io, nel senso abbiamo avuto una serie di manifestazioni, eventi, proprio perché loro volevano, come dire, dare il senso dell'accoglienza. Sembrava quasi che aspettassero, dice, finalmente è arrivata la grande vela qui, ora noi vogliamo dare qualcosa in cambio. No? Quindi è cominciato questo rilancio continuo. Gli armatori sono contenti, abbiamo avuto certamente molte sbavature, ma questo faceva parte anche di un nuovo campo dove giocavamo, che era difficile. Il campo di regata era quella cosa più facile. Certamente la dislocazione su tre porti era necessaria per i motivi che abbiamo detto, certamente sapevamo delle complicazioni, i trasferimenti da un posto all'altro, l'accoglienza della pasta in banchina dopo la regata nei vari porti, però contavamo sull'aspetto dell'efficienza della nostra macchina per quanto riguarda la regata. Rodata, diciamo. Rodata. Quindi. Il campo, è, grazie al nostro Padre Eterno, e come diceva Straolino, ripetiamo sempre, è il posto ideale dove regatare. Certamente anche qui ci sono state delle sbavature del comitato di regata per quanto riguarda i maxi. Qualche altra cosa, abbiamo avuto la sventura di quella giorno di forte vento di Grecale, che non è una roba, diciamo, usuale qui in questa stagione, che ha un po' tappato il maestralino, ha creato qualche problema anche agli ormeggi, ma devo dire il nostro apparato ha risposto in qualche maniera, ha tamponato queste piccole defiance. È chiaro che era la prima volta, sapevamo di andare incontro a questi diciamo, quindi, problemi. A questo punto, proprio chiudendo, la Tre Golfi 2.0 che è nata quest'anno 2022, come proprio a caldo si dice spesso, finita l'organizzazione di un'Olimpiade si parte già per organizzare la prossima, qualunque evento dicono così, la Tre Golfi del 2023 secondo te in quale direzione andrà? Andrà, se dovessi immaginare. Allora, io ritengo che andrà in questa direzione, perché gli equipaggi, tutti armatori di tutte le categorie, sia dei maxi che la flotta Orc, sono, da quello che io ho sentito anche da riscontri se non diretti indiretti, soddisfatti. L'ospitalità,
l'attenzione, che devo dire è uno dei nostri punti di forza sempre, che noi cerchiamo, forse nel sud, un po' per il complesso nei confronti di altri, posti, soprattutto ricordiamo sempre che la flotta viene in buona parte sempre dal nord verso il sud, le sì. barche del sud sono poche, comprese quelle della Sicilia o della Puglia, sono poche rispetto a quelle che abbiamo sempre fatto un po'. Questo è il nostro come dire, obiettivo, accogliere in modo che la gente abbia piacere, e devo dire anche ora, poco fa, sei stato testimone del garbo in cui c'è stata una barca oggi, a fine regata, Lisa, via radio, ha tagliato il traguardo e ha detto: ringraziamo il comitato organizzatore, il comitato di regata per questi bellissimi giorni. In acqua, l'abbiamo raccontato in diretta, abbiamo visto parecchie barche passare vicino al comitato e applaudire, ringraziare e salutare. Questo è quello su cui noi puntiamo molto. Ritengo che quindi continueremo. Rolex, che è lo sponsor, che ci ha dato fiducia, e di questo li ringraziamo, nel senso, cambiare rotta, certamente per noi era un cambio di rotta, per loro era un salto nel buio, ovviamente non conoscendo, però si sono anche loro, come dire, sono rimasti stupiti, non continuano a dire meraviglioso, tutto meraviglioso. Tutto. L'altro giorno ho incontrato, ero venuto qui per gli allestimenti giù al Porto di Sorrento, e si apre l'ascensore dell'albergo, e mentre eravamo sulla spiaggia, esce l'armatore di J2, che io non vedevo da 3-4 anni. Ci salutiamo e dico: come stai Peter, va tutto bene? Dice: bene, benissimo, sono in un albergo per la prima volta, in camera guardo la mia barca dall'alto, non mi capita mai di vedere la mia barca dall'alto. Abbiamo scherzato, è una battuta, però di fatto, come dire, è un qualcosa di... Diciamo il nome, se no adesso tutti prenotano per il prossimo anno, vogliono l'albergo con vista sulla barca. Presidente, che farai domani, i prossimi giorni? Dovrò lavorare e quindi riposare un po'. Il follow up. Esatto, perché è stato un periodo veramente impegnativo per tutti noi. Poi è stato tutto di corsa, non è stato anche ieri primazione, si cambia la primazione, si fa in un altro posto, poi si devo dire anche lì siamo stati fortunati. Forse, come dico spesso, la fortuna aiuta gli audaci, sappiamo. E io dico spesso che forse ci sappiamo fare amare, perché anche il fatto che la nostra oggi diventata il nostro grande sponsor, supporto, proprietario della nostra antica sede, della Canottierina Italia, siamo arrivati, abbiamo dipinto sulla parete quello che era il nostro. Io andavo lì da ragazzo con tanti di noi, con Picchio, con Fabio, cioè noi ragazzini con i marinai andavamo lì. Gli abbiamo preso possesso, gli abbiamo detto: ora, adesso è nostra, quindi l'abbiamo estromessa.